In questa terza domenica di Avvento incontriamo ancora la figura di Giovanni il Battista, che è una figura potente. Tra l'altro, nel Vangelo di Giovanni che leggiamo oggi viene presentata in termini molto aulici, molto forti. E è interessante l'incontro con i giudei diffidenti, cosa su cui diciamo si dovrà poi misurare anche Gesù, in cui Giovanni il Battista, interrogato sul senso, il ruolo, la funzione che egli intende svolgere, da un lato si schermisce, dice: non sono io il Cristo, non sono io il Messia. Rivendica un ruolo per sé, quello della voce di uno che grida nel deserto, e precisa: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Ecco, questa immagine di Giovanni Battista che lavora per un altro è metafora stupenda dell'atteggiamento dell'educatore autentico. L'educatore autentico non è uno che sé duce, cioè che conduce verso di sé, ma è uno che conduce, cioè che guida le persone camminando con loro, camminando insieme a loro verso qualcosa di più grande, verso una meta che sia degna di loro. La persona dell'educatore è un mezzo, uno strumento, e tutta l'autorevolezza che possiamo e dobbiamo cercare di guadagnare con i nostri allievi, con le persone che ci sono affidate, non è un'autorevolezza fine a se stessa, fatta per appagare il nostro io, ma è un mezzo che ci permette di guidarli verso qualcosa di più grande, di più grande di noi e di più grande di loro, e, se siamo educatori cristiani, di guidarli verso Cristo.